Ma è un'esperienza, devo dire, difficile, però anche appagante. Roberto Vasai, nell'ultimo giorno del suo mandato da presidente della provincia di Arezzo, l'unico ad essere stato scelto dai cittadini prima e dalla politica poi, ha incontrato la stampa per tracciare un bilancio di questa esperienza. Lo abbiamo visto incassare appunto il consenso degli aretini per il primo mandato nel 2009, ante riforma, quando ancora le province erano considerati enti di primo livello. Nel 2014 invece è stato eletto dai sindaci e dai consiglieri. Vasai ha dunque vissuto il momento della transizione. Oggi le province, insomma, hanno pochi soldi ma ancora tante responsabilità come le scuole e le strade. È stata un'esperienza in un periodo difficile, però ci ha permesso di rimanere in piedi, di far sì che questo ente continuasse ad avere un ruolo così come prescrive la Costituzione in questi territori, seppur in presenza di carenze finanziarie importanti. Come lo lascia questo ente? Ma nonostante tutto, bilancio è sano, un ente che deve continuare ad avere una prospettiva per servizi che sono fondamentali ai nostri cittadini. Insomma, le strade e le scuole superiori sono un peso importante per questo ente, ma che devono ritrovare nella fluidità finanziaria quei meccanismi che permettano di avere strade scorrevoli ed efficienti e strutture scolastiche in grado di ricevere e ospitare i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, che sono tanti in questo territorio. Al prossimo presidente, che sarà sicuramente una donna, Silvia Chiassai per il centrodestra, Uginetta Menchetti per il centrosinistra, che però non potrà contare sui voti di Rifondazione, Vasai consiglia di fare squadra con i presidenti delle altre province e battersi affinché riescano ad intercettare risorse che altrimenti prenderebbero altre strade. Il 60%, lo dico tante volte, delle entrate nostre della provincia di Arezzo vanno a finire nel bilancio nazionale dello Stato. Io credo che sia l'ora anche di rivedere, non dico tutto perché le competenze sono diminuite, ma quella parte che serve a questi servizi bisogna che rimangano nei territori. Sicuramente sarà un cambiamento storico quello successivo alle prossime elezioni. Per la prima volta la provincia di Arezzo sarà guidata comunque da una donna. Sì, sono due, sì, che, o uno o l'altra. Sì, beh, è anche positivo, insomma. E d'altra parte non ci possiamo più meravigliare di nulla, oramai le donne, uomini, insomma, siamo tutti uguali impegnati in questa gestione di un ente. Io mi auguro, insomma, quell'augurio che faccio è che continui ad esserci nell'interesse dei nostri territori.